La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Non c'è più scelta, non c'è più alternativa, non c'è più nulla da attendere. I bar, i ristoranti, i negozi al dettaglio devono alzare le proprie saracinische o rischiano di doverle chiudere per sempre. I ristori non sono sufficienti, il 50% di indennizzo, anche se calcolato sulla media annua, ma ricevuto una sola volta, equivale a meno del 5% del fatturato perso. Se un'azienda ha mancati introiti per 100 e gliene riconoscono 5, mi spiegate come si possa pensare che vada avanti? Allora meglio un locale mezzo pieno nel rispetto delle norme di distanziamento che uno completamente chiuso. Meglio un'attività sfruttata al 50% delle proprie potenzialità per evitare di essere incolpati, di contribuire alla diffusione del virus, che restare invece passivi ad attendere e perdere il 100% della propria attività. Meglio fatturare il 50% ed aggiungere poi quel misero 5% di ristori che basarsi invece solo sulle briciole che concede il governo. Questo io credo che lo abbiano capito tutti e che lo abbiano capito ovunque, dalla Sicilia alla Lombardia. Il vero negazionista è chi nega che continuando con le chiusure totali, anche soltanto per un altro mese, si condannano al fallimento migliaia di attività. Attività per le quali esiste un solo vaccino, si chiama riapertura. Riapertura parziale, contingentata, seguendo scrupolose regole di prevenzione, ma riapertura immediata delle attività. Dare la possibilità anche di lavorare su prenotazione, su appuntamento, ma bisogna pretendere di poter lavorare. La pandemia economica è arrivata nel momento di picco. Il governo non è stato in grado in un anno di fornire alle imprese gli anticorpi necessari per non finire nella terapia intensiva delle attività che stanno fallendo. Gli hanno fatto mancare ossigeno, destinandole ad una sorta di eutanasia economica. Non possiamo assolutamente permetterlo. I nostri figli, i nostri nipoti ci chiederanno: ma perché il Carrefour era pieno ed il tuo baretto lo tenevi chiuso? Perché non lasciavi entrare nessuno nel tuo negozio mentre la gente affollava il grande centro commerciale? Perché tenevi chiuso il tuo B&B mentre gli italiani prenotavano quelli all'estero? Ditemi voi, cosa gli volete rispondere? Che lo ha deciso il governo? E chi lo ha deciso, quel governo? Lo abbiamo deciso noi? Assolutamente no. Lo hanno deciso i grandi potentati bancari e finanziari internazionali. Infatti hanno voluto come presidente il membro di spicco del gruppo dei 30, quello che fa gli interessi delle grandi banche internazionali e delle grandi multinazionali, quelli che vedono di buon grado un McDonald's al posto della vostra pizzeria, un Leroy Merlin al posto del vostro negozietto, un ingrosso cinese al posto della vostra bottega artigianale. Eppure ci siamo fatti imporre proprio da loro cosa fare. Anche quando la scienza stessa ci suggeriva che la chiusura totale di certe attività non era risolutiva ai fini del contenimento del virus, noi abbiamo permesso che lo facessero. Voi avrete il coraggio in futuro di rispondere in questo modo alle domande dei vostri nipoti? Immaginate se avessero avuto la stessa codardia i nostri nonni. Oggi avremmo le svastiche sulle porte delle nostre attività. Creiamo allora una federazione di aziende e coordiniamo una riapertura tutti insieme. È l'ultimo appello. Poi non ci resterà che raccontare ai posteri di aver perso una guerra che non abbiamo avuto neanche gli attributi di combattere. Approfondimenti sul sito francescoamodeo.it. Un caro saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea.
La verità dietro i giochi di potere con Francesco Amodeo.